che sia rivalutata e che sia praticamente prestata attenzione a queste realtà. Dunque, ovviamente noi ci preoccuperemo di tutte le altre realtà avversarie che vanno e ci preoccuperemo di particolare attenzione da dare anche alle periferie urbane, perché ne hanno bisogno veramente. Perché il nostro programma, non sarò molto lungo questa sera per rappresentarvi almeno quelle che sono le nostre intenzioni serie di fare e di metterci a disposizione della gente, ma soprattutto di coloro che hanno necessità e bisogno di essere assistiti un poco in più. Siamo molto vicini alle associazioni, al volontariato, alle associazioni che hanno bisogno di, queste nostre, di questa nostra attenzione. Quindi io vi garantisco sin d'ora che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda i candidati delle mie liste, che noi il giorno dopo ci inseriremo al Comune di Aversa e col vostro aiuto sono certo e sono sicuro che lo potremo fare già al 5 di giugno, va bene? Candidata con Enrico De Cristoforo, ne abbiamo parlato più volte con il futuro sindaco che spero il 5 giugno effettivamente sarà il comune, di creare posti di lavoro perché c'è tanta disoccupazione ad Aversa, il sindaco se vuole può creare per togliere un poco di disoccupazione perché ad Aversa ce n'è tanta, di aumentare i servizi per i disabili, creare navette per gli anziani perché chiedono alla posta, vogliono andare, non possono andare, non tengono chi accompagnare, si deve creare navette per gli anziani. Qualcosa nel sociale per aiutare associazioni a sostegno di bambini disabili, affetti da autismo, tutto ciò che comporta la disabilità. Questo è quello che io mi prefiggo nel mio di fare per quanto riguarda la candidatura di e spero Enrico è una persona che comunque farà tanto per Aversa. Quindi votate Enrico De Cristoforo, Rosa Piroli e Renato. La persona che viaggia con Rosa, spero che il viaggio sia proficuo e che alla fine potremo poi festeggiare sia noi che Enrico sicuramente. Il programma di Rosa è anche il programma mio. Io mi piace valorizzare quelle che sono le capacità che partono dal basso e in questo momento laddove c'è la necessità bisogna intervenire. Se ci sono delle situazioni particolari che spesso vengono trascurate perché non si pone attenzione a queste cose, il fatto dell'accoglienza, il fatto della disabilità, il fatto di non tenere in considerazione che ci sono dei soggetti che comunque devono essere aiutati anche sotto l'aspetto lavorativo perché spesso passano in secondo piano perché rappresentano forse una parte del contesto sociale che non viene emarginato spesso dall'ambito delle amministrazioni che si sono poi succedute nel corso dei vari anni. Io credo che i propositi siano propositi giusti quelli di Rosa e li appoggio pienamente e con Rosa condividerò quelle che sono tutte le cose da farsi affinché Enrico possa poi portare a termine l'impegno che noi ci siamo assunti ma che è anche impegno della futura amministrazione, perché è dal basso che si inizia, lo zoccolo duro è quello del basso, quello del popolo, non quelli praticamente che si trovano ai livelli più alti, che non presentano delle determinate necessità, che sono necessità primarie, quelle di vita, di socializzazione e di vedere valorizzati poi quelli che sono i principi fondamentali, che è la famiglia, il lavoro e il volersi bene tra la gente. Questo. Primo posto nel nostro programma, Rosa parla di incentivare il lavoro. Bene, io vi do già una soluzione che stiamo pensando e stiamo studiando. Ci sono ad Aversa decine di aree standard che stanno in uno stato di abbandono e che quindi creano una situazione di disdoro per la città di Aversa. Bene, noi pensiamo a formalizzare, a costituire cooperative di giovani disoccupati, di professionisti disoccupati, ai quali assegnare queste aree, possono allocarci sopra anche attività redditizie che vanno concordate con l'amministrazione, ma poi devono mantenerci quelle aree in uno stato di decoro assoluto. Cioè è un modo come un altro per incentivare il lavoro. Avremo particolare attenzione per quanto diceva Rosa, per gli anziani e per le altre, per le altre persone disagiate. Noi apriremo da subito
uno sportello che sta a disposizione di queste persone, che sta a disposizione dei cittadini. Noi praticamente istituiremo un numero verde per accogliere le vostre istanze e dare risposte precise.